saluto con cui iniziamo l'apertura della visita pastorale, questo tempo di grazia, che prende avvio proprio qui nella Valle Roveto e nella comunità di Balsorano come avvio di questo cammino missionario del Vescovo e delle varie comunità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace nella Santa Chiesa di Dio sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Sorelle e fratelli carissimi, oggi la nostra Chiesa è in festa per la solenne apertura e inizio della prima visita pastorale in questa zona di Balsorano. Ora confessiamo le nostre colpe, umiliamoci sotto la potente mano di Dio perché ci esalti nell'ora della sua visita. Il Signore guidi i vostri cuori nell'amore di Dio e alla pazienza di Cristo. Lo abbiamo chiesto al Signore già dall'inizio della Messa, chiedendogli di allontanare da noi ogni ostacolo nel cammino verso di Lui, come Chiesa, animata dallo Spirito. Carissime fratelli e sorelle, l'amore di Dio e la pazienza di Cristo possano educarci alla costanza e alla perseveranza nella fedele sequela di Gesù, Maestro e Pastore. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e dei nostri Santi Patroni, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Grazie. Thank you.
gioia il suo pastore che giunse tra il suo gregge in visita pastorale. Civitella Roveto, che con la grazia di Cristo questa sera, giorno solenne della Madonna Immacolata, seconda domenica del cammino verso l'Avvento, inizia questa particolare esperienza spirituale, tempo di grazia, qual è la visita pastorale di Cristo che bussa alla porta della nostra vita cristiana, delle nostre comunità, perché si aprono le porte del cuore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, nata Maria Vergine, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, oggi queste comunità parrocchiali di San Giovanni Battista in Civitella Roveto e della Santissima Trinità in Meta di Civitella Roveto sono in festa per il solenne inizio della visita pastorale. Nella casa di Nazaret, quando Dio bussa attraverso l'angelo nella vita di questa ragazza, si incontrano e si abbracciano due simboli, due. Noi a volte commentiamo, meditiamo, riflettiamo su questo brano dell'Annunciazione a Maria, commentando a lungo giustamente questo sì che Maria dice alla volontà di Dio, quel sì che troviamo nelle parole che concludono il dialogo tra Maria e l'angelo: sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. È come dire questo grande sì. Ma prima del sì di Maria c'è il sì di Dio a Maria e poi il sì di Maria a Dio. Se l'angelo si allontana da lei alla fine del dialogo con Maria, è perché poi la risposta di Maria soddisfa il Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Signore sia con voi. Piena del capo per la solenne benedizione. Dio, che ha preparato Maria come degna dimora del suo figlio Gesù, vi dia un cuore attento e vigilante per ascoltare la sua parola. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio
e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. Guidati da Maria verso il Signore che viene, andiamo in pace. Che Gesù, buon pastore, con queste immagini che ce lo ricorda e che cammina e traccia il sentiero della visita, e allora ci prepariamo a celebrare così la Santa Messa, poi la grazia della visita avviene nel momento dell'attesa del Signore, che è anche un momento spirituale liturgico molto intenso e ci coinvolge moltissimo, e quindi questo ci favorisce ancora di più nel sentire proprio viva questa presenza del Signore che viene nelle nostre comunità. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano,
i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri e annunciate il Vangelo. Dite queste cose a Giovanni. E Giovanni verrà confortato e confermato in tutta la sua missione nell'aver predicato Gesù come il Messia. E la Chiesa come opera di Dio è fatta di creature, fragili, ma è sempre la Chiesa di Cristo. Cerchiamo di riconoscere i segni di Dio, ecco, da che si è passato. Sono i segni che Dio che ha sempre compiuto. Però l'evento della visita pastorale può fare con la bottiglia per gli occhi del cuore e aiutarci a vedere meglio come il Signore è sempre presente e cosa il Signore è capace di compiere nella vita di chi lo riconosce, lo serve, lo ama, soprattutto e prima di tutto nella sorte della parola che il buon pastore rivolge al suo. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, gli rese grazie con la preghiera di benedizione e disse: prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, e dei nostri santi patroni, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nella gioia del Signore che viene, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio, ma poi nella vita quello che rendiamo grazie a Dio deve diventare l'ascolto del Vangelo incarnato e si fa obbedienza, non l'obbedienza che ci obbliga, ma l'obbedienza con cui rispondiamo, perché la parola obbedienza non significa sottomissione in italiano, l'abbiamo snaturata molto questa parola, significa dal latino ob a udire, udire qualcuno, stare di fronte a qualcuno in ascolto. A noi viene consegnato l'impegno di far crescere la parola di Dio che lei ci lascia e con l'entusiasmo con cui lei ci ha pervaso in questa visita pastorale insieme a tutti gli operatori parrocchiali faremo tesoro delle sue preziose parole seminate nei nostri cuori. Del ringraziare ancora una volta lei, Eccellenza, le comunità di Canistro e del suo canale, auguro a tutti un sereno Natale vissuto nell'autenticità del Vangelo.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, con voi rimanga per sempre. Amen. Liberi da ogni timore, andate in pace. Eccellenza, la nostra comunità, Santa Maria Assunta, i Roccavivi e l'intera zona pastorale di Balsorano accoglie con gioia il suo pastore che giunge tra il suo gregge in visita pastorale. Della nascita di Gesù con il presepe e che per tutte le comunità e anche i luoghi pubblici è un forte richiamo
a quello spartiacque della storia umana che con la nascita di Cristo segna un prima e un dopo, avanti Cristo, dopo Cristo. Senza Cristo, con Cristo. Perché il Vescovo viene per rendere concretamente visibile la venuta del Signore. Entriamo così allora, miei cari, nella gioia di questi giorni, perché il Signore che dà a tutti noi e voi la grazia di intuire la specialità, la peculiarità di questo evento, continui a parlarci nell'animo e a renderci disponibili a tutto quello che Lui vorrà, perché ciò che Lui compie, ne siamo certi, supera di gran lunga ciò che noi possiamo aspettarci. Vescovo Gerardo, per la Santa Madre Chiesa, e impegnatevi a vivere santamente, in piena comunione con Dio e con i fratelli, perché la visita pastorale del nostro Vescovo Gerardo possa accrescere nel cuore di ogni battezzato l'impegno apostolico a favore della nostra Chiesa diocesana. Per intercessione della Beata Vergine Maria, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e dei nostri Santi Patroni vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Liberi da ogni timore, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. La nostra celebrazione eucaristica
questa domenica dedicata alla memoria della famiglia di Nazareth, e che è particolarmente intrisa di ulteriori significati, oltre ai significati della celebrazione eucaristica di ogni domenica, la Pasqua della settimana, il giorno di Dio, il giorno della Chiesa, il giorno dei fratelli, delle sorelle, della comunità. Questi ulteriori significati sono rappresentati dalla conclusione, che non è la chiusura, la conclusione della visita pastorale per le parrocchie che in questi giorni appunto sono state incontrate nelle diverse articolazioni di gruppi e di fedeli e di celebrazioni per San Vincenzo Nuovo, San Vincenzo Vecchio, San Giovanni Vecchio e Rotavini. Sono le quattro parrocchie con cui, per le quali concludiamo la visita pastorale di questi ultimi giorni, ma con le quali concludiamo la visita pastorale per tutta la prima zona della diocesi pastorale, che è la diocesi, la zona pastorale di Barcellona. Con tutta la sua ricchezza, istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni, canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. Sono verbi che descrivono soprattutto il momento assembleare della comunità che si riunisce per celebrare i misteri dell'Eucaristia nel giorno della domenica, soprattutto nel giorno della domenica. Mettere al centro la parola di Cristo è fondamentale per porre sempre al fondamento di ogni azione, di ogni intuizione, di ogni ispirazione, di ogni progettazione, mettere al fondamento la parola di Cristo con cui dobbiamo misurarci e costruire sopra ciò che piace a Cristo e non ciò che noi vogliamo o desideriamo. Perché se il fondamento è solido ed è Cristo, possiamo costruire sopra ciò che viene da Lui, dalla Sua parola, sulla quale ci lasciamo istruire con sapienza e anche ammonirci, cioè anche correggerci, convertirci ed edificare sulla pietra angolare di Cristo il tempio vivo della comunità cristiana. Ecco la famiglia di Dio, ecco la Chiesa che vive in ogni parrocchia, ecco le nostre parrocchie a cui sono chiamate, ecco la consegna che oggi la parola di Dio attraverso l'annuncio e la meditazione ci restituisce ancora una volta come un punto di ripartenza, di vestirci di tutto questo per ripartire. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli offrendosi liberamente alla sua passione verso il Padre, a queste grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Padre misericordioso, che ci hai offerto la tua mensa, donaci di seguire gli esempi della Santa Famiglia, perché dopo le prove di questa vita siamo associati alla sua gloria in cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dio che nella nascita di Cristo suo Figlio ha inondato di luce questo giorno santissimo, allontani da voi le tenebre del male, vi illumini con la luce del bene. Amen. Dio che nel suo Figlio ha fatto uomo, ha congiunto la terra al cielo, vi riempia della sua pace e del suo amore. Amen. Dio che mandò gli angeli a recare ai pastori il lieto annuncio del Natale, vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. Amen. E la gioia del Signore andate in pace. Amen.